sono sempre chiesto perché certi fenomeni misteriosi non si spiegano, ma accadono. Il mondo del paranormale ci lancia un'altra sfida. Paranormal Extra, prossimamente. Aspettando Paranormal Extra, una serie interamente dedicata ai fenomeni inspiegabili. Qui con me Anna Boetti Villanis, giusto? Villanis. Giusto, giusto. Ok, con gli accenti ho qualche problema. Benvenuta qui con noi. Oh, grazie, grazie mille. Anna Boetti Villanis, ecco, vedi? No, questo l'hai fatto apposta. Si occuperà, condurrà lo spazio Curiosity 118 all'interno di Paranormal Extra, quindi ti occuperai di tutti quei fenomeni psicologici che possono dare una spiegazione alternativa a quelli che sono i fenomeni invece che appunto ci porterà l'attenzione Massimo Cestaro, appunto condotta da Massimo Cestaro. Classe 1994, quindi sei la più piccola del gruppo, però dentro quella testolina c'è molta sapienza, insomma, c'è una cultura importante, c'è, insomma, sei una studentessa di psicologia. È molto gentile, ecco. Studentessa di psicologia, quindi dicevamo, sei al terzo anno, sì, giusto? Sì, sì, sì. Quindi, insomma, ti affiderai a tutto quello che sono un po' le tue competenze negli studi, per quelle che ne è possibile, ovviamente. Leggevo su di te che stai appunto anche studiando per diventare doppiatrice. Stai facendo un piccolo percorso, raccontaci un po'. Sto studiando a questa scuola di Torino che si chiama ODS, Operatori Doppiaggio Spettacolo. E niente, studio da un anno lì, e sono un corso di 3 anni, quindi anche lì sarà un percorso lungo. Certo. Mi piace formarmi, ecco. Ecco, e da dove deriva quindi questa tua passione? C'è qualcosa in particolare che ti ha portato ad approfondire gli studi sul doppiaggio? C'è un fenomeno particolare nella tua vita o semplice passione? No, diciamo che non mi ero mai interessata al doppiaggio, però hanno iniziato a parlarmene tutti a un certo punto e quindi ho provato ad andare verso quella scuola, andare ad informarmi e mi è piaciuto molto l'ambiente, gli insegnanti, i compagni poi che ho incontrato, veramente molto... molto familiare, ecco. E per quanto riguarda invece i tuoi studi, cioè, come mai questo indirizzo di psicologia, insomma, abbastanza importante anche come indirizzo, come mai hai intrapreso questa strada? Cosa ti ha portato a scegliere questo? Ma fondamentalmente perché lo trovo interessante. È molto bello capire come funziona la testa degli esseri umani, perché appunto è la nostra testa a generare quello che ci vediamo intorno, quello che tocchiamo, è tutto dato dai nostri sensi, quindi è veramente interessante per me scoprire il funzionamento della nostra testa. Certo, quindi tutti, insomma, una sorta di finta illusione che però in realtà crea la nostra realtà, certo. Sì, già Kant ne parlava, le lenti azzurre, no? Era interessante, fin da allora mi è sempre piaciuto quest'idea che sia la nostra mente a creare il mondo e viceversa, ecco. Certo. E insomma, arrivando a questa esperienza, a questa nuova esperienza, perché per te nell'ambito televisivo è la prima volta, insomma, che ti avvicini a questo spazio, che cosa rappresenta per te questa esperienza? Cioè, che cosa, alla fine di questo percorso, che cosa pensi troverai, insomma, in più in te, insomma? Tanta conoscenza, penso, in ambiti che non ho mai toccato nella mia vita. Certo. Questo è un aspetto importante, quello che sta annunciando, ne parliamo fra poco. No, è importante per me, a me piace conoscere, piace sapere, piace spingermi oltre anche quelli che possono essere dei miei limiti. Mi piacerebbe molto anche imparare a lavorare in televisione, dare qualcosa delle persone che mi guardano attraverso uno schermo. Certo. Una mia aspirazione, ecco. Assolutamente. Ecco, quindi, qual è il tuo rapporto con il paranormale? Perché ne abbiamo parlato un po' personalmente io e te. Anche perché tu hai seguito dei casting, sei stata scelta tra tante ragazze, insomma. Ecco,
Qual è cosa pensi di questo ambiente? Anche perché tu arrivi da appunto degli studi molto razionali, sì, e scientifici, ovviamente, perché oramai la psicologia fa parte a tutti gli effetti dell'ambiente medico, certo, e quindi qual è il tuo rapporto con questo argomento, nel senso? Beh, sono sempre stata molto scettica. Allora, diciamo che mi affascina tantissimo. Mi piacciono un sacco i film, i documentari, tutto sul paranormale. Però allo stesso tempo penso sempre, sì, ma c'è una spiegazione alternativa. Infatti mi piace molto lo spazio che mi avete dato in questo programma. E poi mi fa anche un po' paura, da un certo punto di vista, pensare appunto al paranormale, a qualcosa che non sia assolutamente spiegabile. Poi magari per ora, per carità, però pensare a qualcosa che non, a cui non possiamo dare una risposta è, certo, è un po' inquietante, ecco. Ecco, quindi insomma sarà un'esperienza nuova anche su questo fronte per te, sì, insomma. Quindi, sì. La tua famiglia come ha preso questa tua decisione, insomma? Questa... Spero bene. Se guardate questa intervista, non so, ditemelo. Spero bene. No, insomma, no. Sono convinta che loro mi appoggino sempre. Qualunque cosa io faccio, decida di fare per il mio bene. Quindi, grazie mamma, grazie papà. Vi voglio bene. Guarda, io cos'altro? Ecco, brevemente, quindi, chi è Anna? Quindi, come ti definiresti in terza persona? Scusate, un attimo di pausa per pensare. Direi strana. Direi che la parola che mi si addice di più sia strana. Non pazza, perché, ok, qualche volta posso dare segni di pazzia, ma non sempre. Ma mi piace essere fuori dal comune, anche se penso che piaccia a tutte le persone al mondo, però cerco sempre di pensare con la mia testa, qualunque cosa succeda. Quindi diciamo che cerchi sempre di distinguerti, sì, anche su, sì, quello che è la tua... Sì. No, diciamo che non lo faccio apposta, non è che io dica sempre il contrario di quello che le persone pensano, solo per il piacere di farlo, però mi piace mettere alla prova le teorie delle altre persone, discutere. Il confronto. Sì, mi piace molto. E questo mi porta spesso anche ad avere posizioni diametralmente opposte rispetto alle persone che mi circondano, ecco. Quindi, certo, per questo strana. Quindi il confronto, sì, un denominatore comune anche di questa trasmissione, quindi sarà molto utile, insomma. Io ti ringrazio di essere stata qui con noi, se vuoi lanciare un saluto, insomma, a tutti quelli che ti seguiranno qui sui social, perché insomma cominciamo da qui, poi ci sposteremo nella piattaforma televisiva, insomma, quale messaggio vorresti lasciare a chi ti sta seguendo in questo momento? Allora, prima di tutto grazie a te. Grazie che ti sei offerta, insomma, e questo è un grande progetto di cui siamo contenti che tu ne faccia parte, mm-hmm, insomma, un'esperta. Ovviamente, non ancora laureata, però voglio dire, ci siamo lì, quindi... Si spera, ecco, non tirarmela, per favore. No, nel senso, sarà, sì, così, andrà bene, come ci dice sempre nostra Cinzia, insomma, essere positivi al massimo, sarà, sì, così, sì, quindi la laurea a breve e poi finalmente, insomma, nel mondo del lavoro. Un messaggio per i tuoi ascoltatori. Quindi grazie. Grazie. Vabbè, grazie e poi... cercate di pensare sempre con la vostra testa e vi aspetto su Paranormal Extra. Grazie Anna Boetti Villanis, videogruppo Piemonte. Ma basta anche solo Boetti. Basta anche Boetti, va, sì, bene. Sì, allora, sì. Anna Boetti, presto sui vostri teleschermi, canale 18, videogruppo Piemonte. Grazie. Grazie.